siamo sentiti prima del via, eri tra i favoriti e hai mantenuto il pronostico alla grande. Sì, strano, perché quando parto da favorito, tra una sfortuna o l'emozione, non riesco mai a concludere. Oggi mi è andata bene, finalmente sono maturato in modo che negli appuntamenti importanti ci sono. E mi è andato tutto bene, forse ho sprecato un po' troppo a entrare nelle fughe, ma mi sentivo proprio bene, dai, è andata bene. Quando hai avuto la certezza di aver vinto, perlomeno l'impressione di aver vinto nello sprint finale? Ma conoscendomi, dallo scatto che ho, quando sono entrato in terza posizione all'ultima curva, ci ho creduto. Poi quando ai 100 metri mi sono abbassato, ho sbirciato dietro e ho visto che la ruota non aveva nessuno, allora là ci ho creduto veramente. Grandissima vittoria a Roma, il prossimo appuntamento a questo punto. Ma adesso penso di mollare un po' per poi riprendere la mia condizione al Giro del Friuli, per affrontare il Cicogna e il Matteotti, penso. E poi vediamo il Giro d'Italia per preparare il campionato italiano. Bocca al lupo e auguri di nuovo, grandissima prestazione e grandi complimenti. Crepi lupo e grazie.